della coreografia Wanna Go di Teo Lattanzio, coreografia che risale alla fine del 2019, la stiamo ballando molto adesso, è un livello intermedio avanzato, è frasata, abbiamo la parte A di 64 passi, quindi 8 ottave, abbiamo la parte B di 32 passi, ma attenzione, non sono passi nuovi da imparare, ma la B corrisponde alla seconda metà della parte A, quindi le ultime 4 ottave della parte A vanno a creare la parte B, sono una ripetizione quindi dei passi della parte A. E poi abbiamo un tag di 32 passi che troveremo come introduzione, quindi all'inizio, quando parte la musica, abbiamo l'introduzione a fare quel tag, poi troveremo il tag all'interno della coreografia, in mezzo, e troveremo il tag anche nella chiusura della coreografia, come finale. Andremo a modificare pochi passi per chiudere il ballo ad ore 12. Quindi adesso vediamo per prima cosa il tag di 32 passi che appunto faremo subito. Di cosa si tratta? Andremo ad eseguire degli shuffle laterali, chassé o shuffle. Sono parecchio saltati. Dobbiamo sempre guardare come esegue il ballo il coreografo, perché l'indicazione la dà lui su come eseguire i passi nel modo giusto. E questi shuffle laterali li salta abbastanza, li fa abbastanza saltati, movimentati. Il primo si farà lateralmente a destra. Il secondo si fa subito lateralmente a sinistra. Avremo adesso un rock step all'indietro col piede destro. Andremo in recupero e ci sarà un pivot con mezzo giro a sinistra. Cioè porto avanti il piede destro, mi giro a sinistra e ricomincio la sequenza. Abbiamo fatto 8 passi, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Ripeto la stessa identica sequenza ad ore 18. Shuffle verso destra, shuffle verso sinistra, rock back, vado in recupero, passo destro avanti e mezzo giro a sinistra. Quindi ho fatto altri 8 passi, siamo a 16. Ripeto ancora una volta la stessa sequenza di passi, identica. Shuffle laterale, rock back, recupero, più pivot. Quindi ho fatto altri 8 passi. Adesso abbiamo l'ultima ottava che invece è diversa. Siamo rivolti ad ore 18, andremo a fare un rocking chair con la gamba destra, quindi faremo un rock step in avanti, un rock step indietro, ora faremo mezzo pivot a sinistra, cioè porto avanti il piede destro, mi giro completamente a sinistra e chiuderò gli ultimi 8 tempi con un kickball cross di gamba destra, kickball cross. Quindi termino col peso sulla gamba sinistra, perché va a incrociarsi sopra la destra. Siamo di qua, quindi rocking chair, 1, 2, 3, 4, pivot a sinistra, 5, 6, 7 e 8. Portato avanti il piede destro, la gamba destra, e ho girato a sinistra, kickball cross. Questo è il tag, quindi 7, 8, shuffle, shuffle, rock back, recupero, passo, giro, shuffle, shuffle, rock back, recupero, passo, giro, shuffle, shuffle, rock back, recupero, passo, giro, rock step avanti, rock back, passo, giro, kickball, cross. Contando 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questa parte, questa sequenza
sequenza di 32 passi la troviamo all'inizio del ballo, della coreografia, quindi è un'introduzione. Faremo due parti A, due parti B, faremo una parte A più corta, taglieremo 8 passi e troveremo di nuovo il tag, questo tag. Poi ci saranno 3 B, delle quali una di queste 3 B sarà più corta, l'ultima, e faremo il finale. Il finale corrisponde sempre a questo tag, però lo modifichiamo, vediamo anche il finale. Quindi faremo 16 passi identici a quelli che abbiamo appena fatto, i primi 16, e 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8, altri 8, e 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8. Qui andremo a fare 4 passi, ovvero lo shuffle verso destra e lo shuffle verso sinistra, 1 e 2, 3 e 4, aggiungiamo il rock step all'indietro con la gamba destra ed il recupero e siamo arrivati a fare 22 passi, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Da qui non giro a sinistra, non faccio il pivot a sinistra, ma faccio un giro completo sulla sinistra, quindi in avanti, su due tempi, mezzo giro, porto il piede destro in avanti facendo uno stop più la pausa. E arrivo quindi a 22 passi al recupero del rock step indietro, 23, 24, 25 e aggiungiamo anche un hold, una pausa, arriviamo a 26 counts per il finale. Quindi il finale è questo, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8 e stop. Questo è il finale, quindi abbiamo passi più lo stop di destro e la pausa se vogliamo, perché c'è la pausa ovviamente, ma la musica termina. Quindi andiamo avanti adesso con la spiegazione della parte A.